Rapina in un'abitazione nella tarda serata di ieri a Livorno. Tre uomini a volto coperto si sono introdotti nell'appartamento di due sorelle ottantenni al piano terreno di una palazzina del quartiere Corea e, dopo aver legato i polsi a una sedia della cucina a una delle due donne, coprendole il capo con un indumento mentre l'altra si trovava inferma nel suo letto, hanno tentato di smurare la cassaforte, ma non ci sono riusciti. Sono poi fuggiti con 50 euro trovati in un borsellino. Paura nel pomeriggio di oggi sulla 11 nelle vicinanze del casello Patro Est in direzione Firenze. Un'auto è andata a fuoco a causa di un guasto, ma a preoccupare di più i soccorritori è stata la presenza a bordo di una bombola GPL per l'alimentazione della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con due mezzi, di cui uno autobotte. Illeso il conducente della macchina. Lunghe file si sono formate in entrambe le direzioni di marcia. Una coppia di anziani è stata raggirata ed rubata di gioielli e denaro contante per un valore complessivo valutato in 50.000 euro da un uomo e una donna che si sono presentati nella loro abitazione a Viareggio come due pubblici ufficiali incaricati del censimento. È accaduto ieri pomeriggio. Sull'episodio indagano i carabinieri. 5 eritrei, facente parte del gruppo dei 35 profughi arrivati ieri a Pisa, sono fuggiti approfittando della sosta al semaforo del minivan che li stava accompagnando in una struttura nel parco di San Rossore, dove avrebbero dovuto essere accolti.